Ciao a tutti, vi faccio vedere cosa ho comprato durante il Black Friday da Opolli. Allora, prima di tutto questa tutina per allenarsi, che è molto carina, solo che è un po' scomoda che abbia l'accetto, ma vediamo. Niente, raga, questa è la tutina, è una XXS, il tessuto è qualcosa di pazzesco, ma è, credo il... cioè, Opolli è conosciuto per questo, perché ha questi tessuti incredibili, mi sta una meraviglia, il colore mi piace tantissimo e... non so, forse per la palestra è un po' too much, ma non fa niente. Questo qui è il secondo completino, sempre per la palestra, lilla. Così, perché ho detto, vai, fammi prendere dei colori particolari. Non mi piace tanto come mi taglia qua sotto, mi dà un po' fastidio, perché forse mi va un po' piccolo o lo devo tirare più su, credo di doverlo tirare più su. Cioè, vedete, mi sta un po', tipo... Però, comunque, è incredibile. Di questo ho preso una M, no, scherzo, di questo ho preso un XS e una XS, perché non c'era la XXS, secondo me qua potevo prendere una S e potevo prendere un XXS sotto, perché comunque un po' di difettino lo fa. Ho preso questo vestitino, che credo sia in assoluto il mio preferito, perché secondo me d'estate per uscire è tipo mezzo sportivo, mezzo carino, di questo grigio, poi è troppo... incredibile, insomma, con un cappellino dello stesso colore, New Balance, incredibile. Non so perché l'ho preso ora, ma comunque c'era nei saldi, quindi era carino e l'ho preso. C'ha comunque pantaloncini sotto. Poi ho preso questa tutina, che è tipo a righine, pensavo fosse liscia, ma in realtà è super carina perché è un sacco invernale. Pensavo di usarla d'estate, invece è un sacco invernale. Poi mi sono ricordata che avevo comprato questo maglioncino da Zara, che avendo le stesse righine, perché è tipo un maglioncino uguale a questo, infatti sta benissimo così insieme, pure se devo uscire a cena così, con dei tacchi, non sarebbe male. Magari con i capelli legati, però sostanzialmente questo è nel complesso. Vedete che ho fatto righine qua, un po' problematica la situazione, ma... un po' too much, ma ce la faremo andare bene. E poi ho preso il vestitino per il mio compleanno, sempre da Opolli. Ho pensato tutto a un outfit specifico, però se vi va andate a vedere il sito, dai, indovinate quale ho preso. Vediamo se qualcuno riesce a capire, mandatemelo tipo nei DM. E te ve lo faccio vedere più avanti, però è molto carino. Ma me lo provo perché non l'ho ancora provato. Non ve lo faccio vedere perché è incredibile!